Desidero davvero poter cambiare le cose con la donna che amo, fare pace con lei, poterci chiarire, che possa tornare la serenità, che lei non abbia asti o rancore, dei cattivi sentimenti nei miei confronti. Non so come fare. Non so quali passi compiere. È da un po' di tempo che sono fermo sullo stesso punto. Ci penso. Sto cercando di capire come fare, quale sarebbe la soluzione migliore. Non voglio adottare una strategia, ma voglio fare la cosa che va fatta, quella che sento nel profondo del mio cuore, della mia anima. E so che è una cosa che va fatta. Devo cambiare questa situazione. Non posso permettere che le cose rimangano così, devo togliere questi ostacoli, devo fare in modo che riesco in qualche modo, ecco, a portare un punto in questa situazione. Sto cercando di essere più stabile, sto cercando di avere una vita più solida. Ma non è sempre semplice, non è facile. Mi sento solo, mi sento abbandonato, spesso triste. Forse mi sto anche facendo venire la depressione. Sto sempre con la testa per aria, a pensare ai momenti che abbiamo trascorso assieme, a quanto siamo stati felici, a quando siamo stati al mare. Di notte a guardare le stelle. E adesso questo non c'è più, ma io lo rivorrei. Voglio cambiare, perché sono stanco di questa vita, sono stanco di questa situazione, sono stanco di anche di dover andare avanti da solo. Questo mi è chiaro. Quindi io devo arrivare alla fine di tutta questa storia, devo arrivare alla fine, devo risolvere tutti i miei problemi. E ricominciare una vita da capo, una vita nuova. Al momento siamo bloccati, al momento siamo. È proprio impossibile poter comunicare, poter fare qualsiasi cosa. E forse sto comprendendo che questo sta anche servendo, perché mi rendo conto che sono diverso nei suoi confronti da quando abbiamo stabilito questa separazione, questo confine. Sto comprendendo i miei errori, sto comprendendo di non avere commesso azioni particolarmente costruttive, perlomeno per quello che era il mio desiderio di costruire una vita insieme a lei. E adesso le idee più chiare, conosco le mie responsabilità e mi rendo conto anche che anche se volessi, diciamo, ecco, portare in me un livello di soddisfazione, diciamo, ecco, forse nemmeno me lo merito più, diciamo, ecco, quindi avrei bisogno di iniziare da capo, avrei bisogno di stimoli e avrei bisogno soprattutto di stimoli proprio in particolare per la mia vita, per essere una persona totalmente solida, anche dimostrare di essere un uomo. Di essere una persona capace di prendere le decisioni, capace di fare delle scelte con consapevolezza, con responsabilità. Sai, un uomo di cui essere fiero, essere io prima di tutto fiero di me stesso. Questo mi farebbe sentire più sicuro di me. Invece, a volte credo di essermi comportato, di averla trattata in maniera indegna, come.
come veramente non meritava. Non sto usando le parole, non le posso ripetere. Adesso voglio onorare, voglio essere una persona che onora quello che dice, che mantiene le promesse. Sono arrabbiato con me stesso perché volevo concretizzare, volevo fare dei passi importanti con lei, ma facevo un passo avanti e 10 indietro, ma anche a dire la verità, quei pochi passi che comunque ho fatto nella sua direzione, comunque sono stati passi concreti, perché io quello che ho vissuto l'ho vissuto nella verità. Ma lei era 50.000 miglia davanti a me, in senso fisico, spirituale, ma come tutto, in senso materiale, è sempre stata molto, ma molto, ma molto davanti a me. È una persona piacevole. Anche i miei amici l'ammirano, forse mi invidiavano pure. Chissà cosa si immaginavano tra me e lei. Noi stavamo bene, non avevamo bisogno proprio di nessuno. E io non vedevo l'ora di vederla, di conquistarla. Mi sentivo fortissimo, mi sentivo come non mi ero mai sentito in tutta la mia vita. E questo grazie alla sua forza interiore, a quello che lei rappresenta intanto per se stessa. Sto capendo che lei in realtà non ha bisogno di me. Io avrei voluto che lei avesse bisogno di me, lei non ha bisogno di me. Questo prima mi dava molto fastidio. Adesso, a dire la verità, mi sono reso conto che non c'è motivo per cui mi debba dare fastidio. Cosa c'è di male se lei risplende di luce propria e non ha bisogno di essere luce che gli rifletto io? Ma lei ne ha data tanta a me, tanta. Io ho preso punti stando con lei. Non posso dire il contrario perché non mi sono comportato con giustizia. Non c'era un rapporto equo. Non lo era sulla carta. E io ho anche calcato la mano con comportamenti totalmente ecco inadeguati, anche immaturi. Avrei dovuto essere una persona più presente, più affettuosa, più amabile, amorevole, che era l'unica cosa che effettivamente lei voleva, aveva posto come condizione, non mi ha chiesto veramente mai nient'altro, nient'altro, ma quella era la cosa più importante a cui lei teneva, avere e sentire che davvero da parte mia c'era un sentimento per cui valeva la pena, valesse la pena. Io l'ho corteggiata. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo ecco pazzo di lei e momenti in cui appena mi sentivo più sicuro mi ritraevo, me ne stavo per i fatti miei, anche a pensare a quello che mi dava, a come mi faceva sentire, quasi come se diffidassi, come se ne avessi quasi paura, timore. Era qualcosa di diverso, qualcosa che non avevo mai provato, eppure io ho le mie esperienze nella vita. E allora, in questo mio isolamento, in questo mio starmene per i fatti miei, in realtà volevo vedere se anche lei veniva nella mia direzione. Ma era un modo in cui io manifestavo i miei pensieri egoici, dalla quale adesso mi rendo conto che mi devo in qualche modo, ecco, liberare, se voglio meritarmi una donna come lei, una persona come lei. Di lei vedo solo la sua bellezza e questo è inutile dirlo. Sono totalmente rapito da lei, dal suo pensiero, dalla sua fisicità, da come si muove, dettagli che forse non sarebbero importanti, ma io mi sento
totalmente ecco pervaso, quasi quotidianamente, dalla sua presenza. Come se sentissi il suo odore, come se sentissi che accanto a me o con me non è facile da spiegare. E a volte ho anche desiderato non sentire questa compresenza. L'ho desiderato quasi per rientrare un po' in me stesso, no? Ma mi manca il suo supporto, anche se la sento, come dire, ecco, spiritualmente, ma mi manca fisicamente, mi manca la sua voce. E più c'è, e più mi manca. Più sento che è presente, e più vorrei che fosse con me. In certi momenti non so che cosa darei. Poi provo a mettermi nei suoi panni e allora penso con la mente che lei non vorrà più saperne nulla di me, che lei sicuramente ci ha messo il punto, che lei sicuramente mi considererebbe o mi considera un miserabile, un fallito, un poco di buono, che ho fatto una figura veramente pessima. E io non so come farle cambiare idea. Non so se sarà possibile che lei cambi idea. Non so se sono nemmeno all'altezza di farle cambiare idea, di sanare questa ferita, di restituirle il mal tolto, di farla sentire bene insieme a me. Ho fatto un casino, come un bamboccio. Come chi entra in un negozio di caramelle e le butta tutte per terra e le calpesta. Cioè, io mi vergogno di me. Io mi vergogno di me. Perché questo poteva avere un senso se non mi fosse interessata davvero, se non avessi avuto sentimenti per lei. Ma io li ho e come? Io sono pazzo di lei. Io la sogno la notte, la immagino da sveglio. Appena mi sveglio il mio pensiero va a lei. E io la penso comunque sempre con me. C'è stato un momento in cui ero anche baldanzosamente geloso. Adesso non lo sono più perché io non penso che lei possa provare con altri quello che ha provato con me. A meno che non trovi una persona più responsabile. Potrebbe succedere. Può darsi che ci sia già e io non lo so. Può darsi che lei già sia accompagnata ad un'altra persona, io questo non lo so. Può darsi che lei già sia in coppia e stia pensando al suo futuro. Spero che si volti indietro un attimo a ripensare a me o che sia sola. O che sia sola non perché non voglio che sia felice. Ma che sia felice così com'è, perché ha tutte le carte in regola per esserlo. È bellissima, chiunque potrebbe innamorarsi di lei, è normale. Ma io non sono pronto. E mi rendo conto che non posso neanche perdere molto tempo, mi devo pure sbrigare. E questo è un dilemma, perché non credo di potermi più permettere di fare altri errori con lei. Vorrei che lei guardasse solamente al mio amore, non solo ai miei errori, alle mie incapacità, alle mie incongruenze. Vorrei che in qualche modo mi decurtasse qualche impegno, qualcosa, ecco, di sbagliato che faccio e che so che non dovrei fare o che mi rendo conto dopo che non avrei dovuto fare.
e che su tutto prevalesse l'amore reciproco. Sto soffrendo, ma sento anche di averla fatta soffrire. Questo mi è sempre presente, mi è sempre dinanzi. Prima, quasi con un cipiglio di orgoglio, adesso me ne vergogno. Me ne vergogno, è vero, è la verità. Ho fatto come chi vuole per forza avere ragione, come chi ha in mano la sacrosanta verità, ma solo perché volevo sfidarla, volevo prima sfidarla, ma anche stare un po' più avanti rispetto a lei. E che cosa ho ottenuto? Non ho ottenuto niente, non c'era neanche bisogno di fare quello che ho fatto per il risultato alla fine che ho ottenuto. Solo ero e sono solo ancora adesso, quindi a che cosa è servito? Che cretino che sono, veramente. Devo trovare la forza. E ce ne vuole pure tanta forza. Forza nell'agire. Forza per stare con lei, per accettare questa cosa che è fuori dal comune. Ma non è tanto lei. Chissà, forse anche lei in fondo si sente come me, chi lo sa. Ma se potessi abbracciarla, se potessi tornare subito da lei, lo farei immediatamente, credimi. Mi manca. Starei bene, mi sentirei come a casa, solo sapendo che abbiamo dimenticato, abbiamo superato tutte le cose brutte fatte e dette, che poi le ho fatte e dette solamente io, scrivendole messaggi totalmente inadeguati. Totalmente inappropriati, persino offensivi, e veramente, veramente mi pento e mi vergogno perché non l'ho fatto perché lei mi aveva fatto un torto, ma perché io ero arrabbiato, perché ero preso da lei, innamorato, e allora mi sono insuperbito. Non volevo aspettare, volevo le mie conferme, le conferme a modo mio, con la mia mentalità. Pensavo di non valere niente. Adesso valgo anche meno rispetto a prima. Non so dove andare a cercare la faccia che mi è caduta per terra, sfrantumata, che vergogna. Dovrei andare veramente col capo coperto di cenere, che vergogna. Provo tanta vergogna. E come faccio adesso? Come faccio adesso? Io non so davvero che pensare, non so come fare. Non so come potrebbe fare lei, forse sbaglio a pensare che tutto si possa risolvere con un impegno, con un fare qualcosa di specifico, con una pianificazione, con un'organizzazione. Davvero non lo so, mi faccio i film, immagino se dico questo, se faccio questo, le conseguenze e allora e penso tutte le cose negative. Io penso solo a lei. E chissà quanto sta arrabbiata con me, perché avrà pensato che sono un farabutto, un disonesto, avrà pensato che l'ho presa in giro, avrà pensato le peggiori cose, veramente, che ha ragione di pensare, è vero, ha anche ragione di poterle pensare queste cose, e ha ragione anche se vorrà mantenere questa rottura. In via ultima e definitiva. Avrebbe ragione. Avrebbe ragione. Dovevo essere più collaborativo. Non dovevo pretendere troppo. Ho fatto le peggio cose, ho portato veramente la relazione a un livello di malessere, di meschinità, di tossicità. Ho
che veramente non ha niente a che vedere con l'amore bello e puro che in realtà sento per lei nel profondo del mio cuore, della mia anima. Come ho potuto fare tutto questo? Non riesco a capacitarmi. Vorrei una possibilità, ma mentre voglio una possibilità, ho paura di me stesso, perché non mi fido più di me. E allora forse posso provare a sperare o a tentare di capire se lei vorrà, quantomeno, accettare la mia amicizia. E magari lì forse capirà che io non sono quell'orco, che io non volevo deluderla, che le voglio bene, che rimpiango il male che le ho fatto, che sono stato un pazzo. Che lo sono già di mio, ma questa cosa mi ha totalmente mandata al manicomio perché era fuori veramente dai miei schemi logici, illogici, ma persino sentimentali. E dentro di me l'ho rifiutata. L'ho rifiutata perché no, non è possibile, ma che cosa mi sta succedendo? Devo andarmene via, ho bisogno di ritrovare me stesso. E più ho tentato tutte le volte di ritrovare me stesso e più mi sono ritrovato sempre a un bivio senza aver scelto alla fine proprio niente, se non con il languore, il desiderio di riaverla in giro per casa, di poterla guardare con gli occhi, con i miei occhi, anche se è come se la vedessi sempre e guardarla, veramente, credetemi, è un balsamo per gli occhi. Certo è bella, ma ci sono tante donne belle. Ma lei ha quel quid in più, non so cos'è. Non so perché. Non so perché sto così per lei. Ma con lei sto bene, con lei mi sento completo, con lei mi sento nella pace, con lei mi sento proprio bene. Sto bene. E allora dovrò fare qualcosa se voglio che ci siano, ecco, delle novità. Dovrò fare assolutissimamente qualcosa. Ho atteso, forse ho sperato in un miracolo, ma adesso credo che il minimo che sia dovuto è un chiarimento, magari con la scusa che ne ho bisogno io di questo chiarimento. Che non ho capito perché le cose sono andate così, che non mi è chiaro. Certo, non ho altre parole da spendere a dire la verità. Le posso dire che stavo bene con lei, che ero felice con lei, o che semplicemente voglio sapere come sta, dov'è, se è più serena, senza di me, se sta meglio così, se è finita. Per rassegnarmi. Se non ha più nessun sentimento per me, di nessun tipo. Oppure, chissà se anche lei, come me, ha provato a dimenticarmi e invece ancora mi tiene nel suo cuore, perché forse questa storia ancora davvero deve nascere. Questa storia per come deve essere, per come dovrà essere vissuta. Io sento che deve avere una possibilità, che tutto questo fin oggi è stata una preparazione per altre cose che ci coinvolgeranno. E quindi è come se ci fossimo preparati. Voglio essere fiducioso. C'è qualcosa dentro di me che mi fa sperare di essere fiducioso. Va bene.